Buongiorno ragazze, buongiorno. Allora, faccio questo video in collaborazione con Perle Gioielli e vi mostrerò come fare questo orecchino qua. Allora, intanto Graziana è stata gentilissima, mi ha spedito tutto quanto, tutto il materiale. Allora, questo è un Rivoli Crystal Royal Blue, questo qua. Se volete farlo nella stessa colorazione. Poi Diablo Charcoal White Shimmer. Poi Super Duo Opaque Blue Shimmer. È una bellissima colorazione questa qua, bellissima colorazione, veramente. Non pensavo. Poi le Local Toho o Opaque Rainbow Navy Blu, questa qua è una colorazione bellissima. Poi il gancino, questo qua è orecchino a perna gocciola rovesciata argentato. Poi le Toho White 1100 e poi non so che nome ha, sono perle tranquillamente da 4 mm, color bianco. Cerco di usare tutto il possibile. Allora, uso come ago l'Extrafine Rame Yuki e come filo uso un Fahrenheit 0,15. Partiamo con l'incastonatura del Rivoli. Allora, l'incastonatura la faccio in modo diverso, cioè vado a innanzitutto ho incastonato Rivoli con 30 numero di 30 30 per locale Toho. Vedete, sono 30, quindi non sono né 32 né 34 né 36, sono 30. Vado a prendere 30, 15, 0, allora 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a prendere 30, 15, 0 e li metto sull'ago, sul filo. Ok, messo le 30 rocaille, quindi 0, vado a infilarmi in un altro giro. Faccio un giro di, come si chiama? Di rinforzo. Qua faccio un ordino, uno soltanto, e poi vado avanti nella lavorazione per un bel po', ecco qua, così, perché non mette a fuoco, ecco qua così. E esco da qua. Non guardate le mie unghie, però sono bruttissime. Sono bruttissime. Però, siccome devo fare intervento cesareo, mi tocca togliere le unghie. Allora, partiamo con. Sì, sono già partita. Aspettate un attimino. Allora, dobbiamo inserire, vedete, lavorare peyote, questi qua, usciamo da una, saltiamo l'altra, entriamo nella prossima, vedete? Vedete come esce?
Prendiamo un'altra perlina, saltiamo la locale che ci viene dopo e andiamo in quell'altra. Vedete? Continuiamo così per tutto il giro. Ora sto per inserire l'ultima perlina. Vedete? Esco da qui. Ho inserito la perlina sul lago. E poi mi infilo qua e anche qua. Ok, faccio il salto. Ora vado a inserire le perline blu, le rocaille blu, e continuo così. Vedete, da una rocaille all'altra mettiamo un'altra. Ecco qua. Continuiamo così per tre giri. 3. Posso mettere l'ultima perlina di questo giro. Vedete? La metto e mi inserisco nella prima perlina bianca, nella prima rocaille bianca e in quella blu. Così, così faccio il salto. E continuo così ancora un'altra volta, no, ancora 2 volte. Ora ho finito il secondo giro, adesso inizio il terzo, l'ultimo. Ora vado e prendo il Rivoli e lo inserisco a faccia in giù nella gabbiotta che ho preparato. Adesso inserisco una 15-0 e vado nella prossima rocaille. Ecco qua. E stringo. Non eccessivamente, però stringo. Continuate così per tutto il giro, ok? Stringendo un pochettino, ma non in modo eccessivo. Finito il primo giro. Adesso vado a continuare anche con il secondo, però secondo me ci sta. Ci sta il Rivoli dentro. Per sicurezza faccio un altro giro. Finito di fare anche il giro di qua, mi porta ad uscire dalla locale centrale che sta sopra Rivoli. Aspetta. Qua. Vedete? Adesso prendo una rocaille 11-0, 3 super 2, una rocaille 11-0 e vado a saltare una rocaille di mezzo. Questa qua la salto e mi infilo in questa qua. Quindi salto una e mi infilo nella seconda. Vedete? Così. Qui invece andiamo a inserire una diablo. E mi filo nella seguente rocaille. Vedete? Subito dopo. Aggiustiamo un attimino. Ecco qua. Ora di nuovo prendiamo una locale 11, 3 super 2, una locale 11 e usciamo da qua, saltiamo una e ci inseriamo nell'altra, la prossima. Vedete? Quindi di nuovo prendiamo il diavolo
e ci inseriamo nella prossima locale che incontriamo. Un attimino, lo sistemiamo perché non si sistemano. Ecco qua. Continuiamo così per tuo giro. Ok, finito di fare il suo giro, ci portiamo ad uscire dal foro superiore di una super duo. Ok, così. Ho già tu lavoro per comunità. E adesso inserisco una super duo qua. Un'altra super duo qua. Ok. Qui ci inserisco una 15-0 bianca. Qui ancora una 15-0 bianca. Poi ancora una super duo qua. Un'altra qua. Così. Qua una 15-0 bianca. Ancora una 15-0 bianca. Qui ancora una super duo. Qua ancora una super duo. Qui una 15-0 bianca. Vedete? E qui ancora una 15-0 bianca. Ok. Qui andiamo a mettere 2 11-0. Tra una super 2 e l'altra. Qui ancora 2 11-0. Qui ancora una 15-0 e andiamo nella Diablo. E scusa, al Diablo ci metto ancora una 15-0 e vanno a super duo. Qui ancora 2 11, ups. Ok, 2 11 0, ancora 2 11 0, qui una 15. E qua un'altra 15 e mi inserisco nel foro superiore della super duo. Allora, dovrebbe uscire una cosa così. È bruttino adesso. Va bene. Ok, andiamo avanti. Passiamo nelle super duo.
ed esco da una Super Duo alta nel foro alto, così. Allora, qui vado a metterci una perla da 4 mm. Vedete? Poi, qui ci metto 4 110 e vado a infilarmi soltanto nella Diablo. Non prendo né perlina né rocaille prima né rocaille dopo, soltanto nella Diablo. Ok. Poi qua metto 3 rocaille e vado a inserirmi nella rocaille successiva, saltando la Super Duo. Vedete? Continuo qua fino a uscire dalla prossima rocaille, vedete? Non dalla Super 2, dalla rocaille. Qui metto 7 rocaille 110 e vado a inserirmi nella prossima rocaille che trovo qua. Poi percorro tutto lo Super Duo ed esco dalla locale. Qui faccio quello che ho fatto esattamente dall'altra parte. Metto 3 locali sul lago, mi inserisco soltanto nella Diablo, soltanto nella Diablo. Ecco qua. Quindi prendo altre 4. E vado nella Super Duo, nel foro alto del Super Duo. Non vi preoccupate se siete un po' sbilenco, però niente, dopo aggiustiamo. Ok, qui allora andiamo a metterci una perla da 4 mm. Poi qua, allora. Prendiamo una rocaille 110, una Super Duo, una rocaille 150, una Super Duo, una rocaille 150, una Super Duo, rocaille 150, Super Duo. Allora, 4 5 rocaille e così. Allora, abbiamo messo 5 Super Duo alternate a una rocaille, ognuna una rocaille 150 e l'altra abbiamo messo una 110 e poi mi vado a inserire nella rocaille nella Super 2 che abbiamo prossima. Ecco qua. Qui vado a mettere una 150, una perla da 4 mm e un'altra 150 e mi inserisco nella prossima Super 2. Qui facciamo esattamente la cosa che abbiamo fatto, la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Una rocaille, una Super Duo, una 150, una Super Duo, una 150, una Super Duo,
Zero, una super 2, quindi 0 e una, ecco qua, e vado a inserirmi nella prossima super 2, ecco qua, ne è finito, eh. Ok. Allora, adesso andiamo a coprire i lati qua. Vedete qua che spilenco. Non è regolare. Andiamo a coprirli prendendo soltanto 3 rocal 11-0. Allora, esco dalle prime due che ho messo in precedenza, del rocal, lasciando le altre due giù da basso, e mi inserisco nelle altre due, vedete qua, vedete, si è coperto il buco. Andiamo avanti, usciamo dalla quarta perlina, e la quarta perlina qua, ecco qua, e qua facciamo il capietto per il gancino, il perno, quello che è. Prendo 4, facciamo solo il tuo capietto. Quadro, quindi 0, entro la prima, metto una perlina, metto una rocale sul lago, entro una seconda, metto una rocale sul lago, entro una terza, metto una rocale sul lago, entro nella quarta e faccio il giro, il solito, ecco qua. Scusate, ma qua. Eccomi qua. Allora, vedete? Poi avanti per le perline. Esco dalla seconda perlina dopo quelli che ho messo l'ultima volta, la seconda. Vedete? Metto 3 super 2, sì, super 2. 3 rocaille, quindi 11-0. E mi inserisco nelle... Lascio le due sotto e mi inserisco nelle prossime due. Ecco qua, la parte superiore diciamo che è fatta. Allora, andiamo giù, scendiamo giù. Usciamo dalla perla, vedete? Qui andiamo a mettere due locale 11-0 sul lago, entriamo nel foro superiore della prossima super 2. Qui andiamo ancora a metterci a 2, qui ancora a metterci a 2. Poi qua non mi ricordo più. Ok, qua ci mettiamo una super 2 dopo la terza, ci mettiamo una super 2 e poi e qua ci mettiamo una super 2
Vedete, qui siamo vicino alla perla. Ora andiamo a mettere. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Mettiamo una locale, una super duo, una 15-0, super duo, una 15-0, super duo, una 15-0, super duo, 15-0, super duo. Eccomi qua, è finito. E mi inserisco nella prossima super duo. Eccomi qua. Ora vado avanti con il super duo. Qui inserisco una super duo tra le due super duo. Le due super due inserite tanto qua vedete una super due. Poi faccio la stessa cosa che ho fatto di qua. Poi qui ancora un'altra super due. Poi qua 2 11 0. Qui ancora 2 11 0. E qui ancora 2 11 0. Eccomi qua. Beh, già così è più bellino, no? Giro lavoro per comodità. E mi porta ad uscire da una super, dal foro alto una super duo. Vedete qua. Vado a inserire, dove scappa, una diablo. Eccomi qua. Una diablo. Nella prossima super duo entro senza mettere niente sul lago. Vedete? Poi qua metto una perlina, una rocaille. Poi qui vado a mettere una diablo. E ancora un'altra diablo. Qua ci metto una rocaille. E dentro sia nel primo, nella prima super duo che nella seconda. Vedete? Qua ci metto una diablo. Eccomi qua. Così. Poi qua ci metto due rocaille. E vado direttamente nelle rocaille successive. Vedete? Ora esco dalla Diablo, vedete, e ci vado a mettere 3 rocaille. Allora, qua ancora 3 rocaile, entro nella Diablo successiva, e qua 3 rocaile. Esco dal super duo. E ci metto 2 rocaille qua.
vado ad inserirmi nell'altro locale. Vedete? Esco da Super Duo e mi inserisco nel locale. Ecco qua, il nostro orecchino è finito. Ditemi cosa ne pensate. Un pollice in su se vi è piaciuto. Ringrazio Graziana per l'opportunità di collaborare con loro. E niente, spero vi piaccia. Spero che sia carino. Il vostro gradimento non è grandissimo. Non è grandissimo, piccolissimo. Nemmeno piccolino non è. E niente, vado. Ciao, ciao a tutte.